Perché 7.000 anni fa la diversità genetica umana crollò drasticamente? Un'analisi compiuta su 456 cromosomi Y provenienti da tutto il mondo e trasmessi ovviamente per via maschile ha rivelato ciò che è stato definito un collo di bottiglia risalente agli ultimi 10.000 anni. Che cosa significa tutto questo? Significa che solo pochi maschi riuscirono a passare il loro DNA alle generazioni successive, per la precisione, uno ogni 17 donne. Allo stato attuale delle ricerche non esistono elementi per comprendere questo collasso genetico, ma uno studio pubblicato nel 2018 su Nature Communication da un gruppo di ricercatori della Stanford University ha cercato di rispondere a questa domanda tentando di capire cosa può essere accaduto agli uomini del Neolitico. Questo evento ebbe una portata, potremmo dire, globale perché interessò le diverse popolazioni che allora esistevano nel vecchio mondo. Quindi stiamo parlando di Africa, Europa e Asia, e venne scoperto solamente nel 2015. Le spiegazioni per un crollo così improvviso della popolazione maschile potrebbero essere molteplici, ma non si spiega come catastrofi naturali o anche epidemie possano aver agito selettivamente sul sesso maschile, escludendo categoricamente quello femminile. Nelle popolazioni umane, i cambiamenti della variazione genetica sono guidati non solo dai processi genetici, ma sono indotti anche dai cambiamenti culturali o sociali. L'epigenetica ci insegna che anche l'ambiente può, in certe condizioni, modificare il nostro patrimonio genetico. I fattori e i processi culturali possono influenzare allo stesso modo i modelli di migrazione e l'isolamento genetico delle popolazioni e possono essere responsabili di una certa variazione genica. Ma che cos'è un collo di bottiglia genetico? È una forte riduzione della dimensione di una popolazione a causa di eventi ambientali, che possono essere terremoti, inondazioni, incendi, malattie o siccità, ma anche attività umane, come possono essere i genocidi o guerre di vaste proporzioni. Basti pensare alla peste che tra il 1347 e il 1352 decimò almeno un terzo della popolazione europea, diffondendosi in larga parte degli stati. Tali eventi possono ridurre la variazione nel pool genico di una popolazione. Da allora in poi, una popolazione più piccola, con una diversità genetica corrispondentemente minore, trasmetterà quei soli geni alle future generazioni. La diversità genetica rimane bassa fino a quando questa popolazione non deciderà o sarà costretta a migrare e quindi a unirsi con altri uomini, altre donne, e quindi ampliare il proprio pool genico. Quali che siano le cause per una riduzione così drastica, sembra evidente che questa non risparmi nessun membro della popolazione e che colpisca indistintamente uomini, donne e bambini. Eppure, tra i 5.000 e i 7.000 anni fa, il collo di bottiglia del Neolitico interessò esclusivamente gli uomini, arrivando a decimare la popolazione maschile e facendola passare da circa 20 milioni a 10 milioni. Naturalmente, molte sono le ipotesi che negli anni gli studiosi hanno formulato per spiegare le ragioni per cui ci sia stata una riduzione della popolazione maschile. Una delle prime teorie riguardava i fattori ecologici o climatici che potrebbero essere i responsabili di cambiamenti demografici specifici per sesso. Alcuni fattori possono aver avuto un impatto sulla mortalità infantile e il rapporto tra i sessi alla nascita, tuttavia tali effetti non sono stati ritenuti sufficienti per spiegare la disparità di 1 a 17 tra le dimensioni della popolazione maschile e quella femminile dedotte dai dati. Una seconda ipotesi riguarda le espansioni demografiche basate sullo sviluppo progressivo di agglomerati sociali sempre più complessi, basati sull'agricoltura, con conseguenti movimenti migratori che, secondo i linguisti e gli antropologi, potrebbero spiegare la distribuzione delle famiglie linguistiche e delle culture. Questi movimenti avrebbero lasciato nei gruppi pochi uomini, con conseguente aumento delle donne.
Tuttavia, questa ipotesi non può essere ritenuta accurata, almeno in questo contesto, e per quanto riguarda l'Eurasia occidentale, dove la popolazione dei maschi nei vari gruppi di agricoltori che si erano creati in quel periodo storico era relativamente grande, molto più di quella dei cacciatori. Infine, una terza teoria sostiene che nel periodo di transizione del Neolitico, con l'organizzazione della popolazione in un primo archetipo di società complessa, si sia dato il via anche alla pratica della poligamia, con la presenza in quei gruppi di pochi uomini che si univano con molte donne. Naturalmente però anche questa teoria sembra presentare diversi problemi, perché anche dando per scontato che tale situazione si possa essere verificata, non si capisce perché la popolazione maschile non avrebbe potuto crescere, anche grazie e soprattutto ai nuovi nati, frutto delle relazioni poligame di questi pochi uomini. A diffondere una nuova teoria, ritenuta dalla comunità scientifica estremamente plausibile, è stato però Marcus Feldman dell'Università di Stanford, esperto di evoluzione culturale. Feldman ha detto: nessuna epidemia, nessun movimento migratorio, nessuna società patriarcale, ovviamente ha estremizzato, basata sulla poligamia, è stata la causa che ha ucciso il 50% della popolazione maschile. Secondo Feldman, l'unica possibilità per spiegare il collo di bottiglia del Neolitico è stata la competizione. Grazie all'uso di modelli matematici, i ricercatori hanno infatti ipotizzato che alla base del collasso genetico maschile ci sia stato un evento o più eventi di tipo sociale. Violente e sanguinose guerre tra i diversi gruppi umani che hanno portato allo sterminio di migliaia di individui di sesso maschile. È stato calcolato, come si diceva, che la popolazione maschile è passata dai 20 milioni ai circa 10 milioni e mezzo di uomini, una riduzione che non è avvenuta nella popolazione femminile, perché secondo gli antropologi le donne venivano catturate come trofeo di guerra dai gruppi vincitori. L'idea di questo studio in realtà è nata da due studenti, Tian Chen Zhen, studente allora di sociologia a Stanford, che dopo essersi documentato sul collo di bottiglia del cromosoma Y, ha condiviso le sue ipotesi e teorie con Alan Oh, allora studente sempre a Stanford in scienze matematiche e computazionali. Con la supervisione del professor Marcus Feldman, i due studenti sono riusciti ad arrivare a questa spiegazione che finalmente chiuderebbe il cerchio intorno al misterioso collasso genetico avvenuto nella popolazione maschile del Neolitico. Questa ricerca, nata da una collaborazione tra allora studenti universitari appartenenti a differenti discipline accademiche, come la sociologia, l'antropologia, la matematica e la biologia, è un esempio evidente di come una approccio interdisciplinare alla ricerca possa aiutare a fare luce sul ruolo che la cultura ha avuto nel modellare l'evoluzione umana. Nel nostro ambito di ricerca risulta però altrettanto interessante vedere cosa successe in quel periodo storico. Secondo le tradizioni indiane, ad esempio, in quel periodo venne scritto l'Agastya Samhita, un testo molto importante per gli induisti, in cui tra i vari contenuti si descrive ad esempio come poter realizzare il corrispettivo di una batteria elettrica moderna. Sempre in India inizia a presentarsi quella che sarà conosciuta successivamente come la civiltà Harappa o Vallinda, e secondo molte tradizioni è in questo periodo che si inizia a codificare molte delle conoscenze di quest'area culturale. Non di meno, molti studiosi collocano la guerra descritta nel Ramayana proprio nel 5000 a.C. In Mesopotamia troviamo invece la cosiddetta cultura di Ubaid, estremamente affascinante e ancora oggi misteriosa, mentre in Cina troviamo i primi insediamenti della cultura Yangshao. Siamo in un'epoca così lontana che risulta davvero difficile poter disporre di dati concreti e tangibili. Dobbiamo affidarci ovviamente alle attuali conoscenze, che sono gioco forza in parte limitate, ma certamente non possiamo scartare i miti che sembrano molte volte contenere innumerevoli spunti di ricerca e di analisi. Non di meno, questo periodo vide profondi cambiamenti climatici prodotti dalla fine dell'ultima glaciazione e dagli eventi legati allo Younger Dryas.
L'ultima glaciazione, come sappiamo, era finita circa nel 10.000 a.C., ma i suoi strascichi erano durati per molti secoli e millenni successivi, fino proprio ad arrivare più o meno al 5.000 a.C. e anche al 3.000 a.C. Come sosteniamo da molto tempo, è indubbio che conosciamo solo una minima parte del nostro passato, e questi studi, così come i miti di molte civiltà, ci aiutano a comprendere meglio, e direi anche differentemente, ciò che fino a poco tempo fa era per tutti noi del tutto sconosciuto. Piccoli passi che ci stanno lentamente portando a riscrivere la nostra storia, la storia dell'umanità, e soprattutto a comprendere realmente il nostro passato. Spero che tutto questo potrà aiutarci a migliorare il nostro futuro e soprattutto quello delle generazioni che verranno un domani.